Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, come state? Spero bene. Anzitutto scusate per i rumori di sottofondo, ma ho qui a fianco a me il ventilatore, infatti vedrete i miei capelli svolazzare di qua e di là, però oggi è l'unico giorno in cui sono tranquilla e riesco a fare questo video, finalmente, e il ventilatore mi farà compagnia anche prossimamente, anche perché ragazze io odio l'estate, odio il caldo, fare video con tutte queste luci, la ring light puntata davanti in questo periodo, diciamo che la mia temperatura ideale arriva sui 15 gradi, 14 gradi, inizio a stare meglio, inizio a respirare meglio. Tra l'altro sono felicissima perché è arrivato il mese di settembre, non vedevo l'ora. Infatti questo è il mio primissimo video effettivo che faccio e che carico online sul mio canale a settembre. Quindi beccatevi questo video haul, e per me settembre è un po' come gennaio, quindi nuovi cambiamenti, nuovi progetti. Io in realtà ho già raggiunto un obiettivo che mi ero posta da settembre in poi, in realtà insomma l'ho raggiunto prima. Vi faccio un piccolo spoiler, molte di voi l'hanno notato, sono dimagrita 10 kg. 10 kg ragazze nel giro di 2 mesi e mezzo. Se volete sapere qualcosina in più fatemi sapere giù nei commentini. Se vedete svolazzare i miei capelli non fateci caso, ma è l'amico Fritz ventilatore, insomma, che dà questa aria di energia in più. E dicevo, sono dimagrita tanto anche perché ero arrivata a un punto, ragazze, che non riuscivo neanche a fare le scale di casa mia qui. Arrivavo sempre in studio con la lingua per terra, anche perché ero in sovrappeso di grado 1, se non sbaglio, o di grado A, non mi ricordo come si dice, e ho perso così tanti chili, sono molto contenta, non ne voglio perdere altri. Diciamo che ho raggiunto la pace dei sensi, mi sento anche più leggera, più energica e riesco chiaramente a fare più cose, ma soprattutto anche a lavorare, cosa molto importante. Detto questo, ultima cosa e poi inizia questo video. D'ora in avanti, quindi da settembre a dicembre, ma sarà così anche poi con l'anno nuovo, parlerò più spesso di profumi, non perché io sia una profumiera, come mi sono sentita dire, povera illusa, non avete capito niente, semplicemente perché tra il 2020 e il 2021 ho parlato pochissimo di profumi e quindi mi voglio mettere al pari, voglio farvi vedere alcuni profumi di cui non vi ho mai parlato, profumi di cui non vi ho mostrato, non ho mai detto nulla, terminati, così ve li faccio vedere e poi li butto, anche perché sapete che io non colleziono profumi finiti, non me ne faccio nulla, non ho spazio ed è una cosa che non mi piace fare. Detto ciò, arriviamo a noi, video haul profumoso, ho preso 5 profumi, uno più buono dell'altro, chi più chi meno con un'alta tenuta, e sono 2 di Elan, 3 di Natures. Ho preso così tanti profumi non perché io sia tornata come prima e quindi consumatrice compulsiva come anni fa, semplicemente perché anzitutto tra qualche settimana io e mio marito festeggeremo l'anniversario di matrimonio e voi sapete che acquisto solo durante feste, ricorrenze eccetera eccetera e non tutti i mesi a go-go come facevo fino al 2019. 2 perché mi sono voluta concedere una coccola, insomma ho terminato così tanti profumi di cui vi ho già parlato nel video dei terminati che vi linko giù nell'info box. E poi ultimo punto ragazze, lavoro, voce del verbo lavorare, una parola magica che ancora si fa fatica a comprendere, è talmente una bella parola lavorare che molte persone so decoccio. Detto ciò, direi partire subito. Allora, i prezzi bene o male sono molto simili a quelli di Erbolario. Ho voluto prendere di Elan la regina delle resine, questi famosissimi 2 profumi. Allora, parto subito dal primo, che è stato il primo che ho acquistato immediatamente. È un profumo unisex, anche se la bottiglia sembra un profumo da uomo, dato il colore. Però è un profumo sia per donna che per uomo, mi piace tantissimo e per essere un profumo di erboristeria ha una buona tenuta. Mi stava chiedendo la confezione. Allora, questo è il classico profumo con all'interno lo zafferano che si sente dall'inizio alla fine,
così come l'incenso, che io conosco molto bene perché, come il Palo Santo, lo utilizzo in casa per purificare, un po' come faceva mia madre, e tra l'altro anche delle note floreali, ma soprattutto note orientali, speziate. È veramente ottimo, l'ha provato anche mio marito, però ovviamente sarò egoista, però essendo un mio autoregalo lo utilizzerò solo io e lo finirò solo io. Devo dire che è molto buono per le note olfattive, sicuramente ve ne parlerò molto più avanti, anche perché voglio fare il video di Elan profumi, eventualmente qualche decluttering, così come anche con Natures, quindi preparatevi. L'altro profumo invece è il Good, chiaramente questo è il classico profumo da donna, molto femminile, molto avvolgente. Peccato, è un 10 ml, volevo prendere il 50 ml che ho prenotato, dovrebbe arrivarmi, però ho preso questo perché il 50 ml era finito. Buonissimo ragazze, sembra un profumo di nicchia, ma non è un profumo di nicchia, è molto intenso, con una buona tenuta anche lui, mi dura quelle 6 ore più o meno, perfetto per la sera, lo trovo molto sensuale. Molte ragazze l'hanno paragonato al profumo Intense Caffè di Montale, io non l'ho mai né provato né sentito per mia scelta, semplicemente perché la nota di caffè, che molte dicono si sente tantissimo, io in realtà non lo sento, non mi fa impazzire. Devo dire che questo però è magico, mi piace tanto. Io, come ho già detto, non sono una profumiera, anche se qualcuna dice il contrario ogni volta, ma anche qua sono decoccio, cioè non riescono a capire, non ci arrivano col loro cervelletto malato, però l'importante è crederci, povere illuse. Detto questo, mi piace e io lo paragono invece al profumo che vi ho fatto già vedere, scusate, al Mansera Roses Vanilla, non so per quale motivo, forse per la rosa, forse per la vaniglia. Io ci sento una rosa bella pungente, che è la classica rosa, no? Che trovate nei profumi Montale. È un profumo buonissimo, con all'interno l'oud, che chiaramente è la nota principale di questo profumo. È un profumo gourmand, ma allo stesso tempo anche un po' ambrato. Lo dovete provare, ragazze, che ve lo dico a fa. Mi piace e non vedo l'ora che mi arrivi il 50 ml. Certo che ve lo ripeterò fino alla fine, farei questo video con i capelli che mi fanno così e cosa no. Va bene, passiamo agli ultimi tre profumi di Natures. Anche qua i prezzi molto simili a quelli di Herbolario. Parto subito dal primo profumo, c'è ancora il prezzo, 38 euro. Sono usciti due nuovi profumi, Salvia, che non mi è piaciuto per niente, e poi Zagara Frizzante, che ho acquistato io e che ho già utilizzato. Questo è un profumo, secondo me, da utilizzare sempre in tutte le stagioni, perché è il classico profumo che io adoro, ovvero agrumato, ma allo stesso tempo con una nota dolce. Si sente tanto il mandarino, i fiori d'arancio, quindi la zagara, il patchouli, che è molto intenso, e poi delle note dolci, tra cui vaniglia e pera. Questo è il profumo, vedete, sono già arrivata a un buon punto e non ce l'ho da tantissimo. All'interno abbiamo anche il bergamotto e lici, e secondo me è perfetto sia in primavera e estate, perché è un profumo spensierato, luminoso, positivo, che dà molta energia, ma allo stesso tempo, proprio perché all'interno ha queste note dolci, è perfetto anche per l'autunno-inverno, anche per il periodo di Natale, perché no? Io, quando l'ho provato, mi è venuta in mente un'immagine, ovvero vigilia di Natale o pranzo di Natale, questa tavola imbandita con dolci, frutta. E questo profumo, secondo me, è una cosa spettacolare. Detto ciò, ve lo consiglio, e secondo me, e dai, ecco, questi profumi di Montale, però assomiglia in modo molto più delicato e molto più leggero a Orange Flowers di Montale, che io ho acquistato, ve l'avevo fatto vedere nel video profumi Montale che vi linko giù nell'info box, solo che poi l'ho regalato perché era troppo strong.
Un altro profumo, anche questo sembra un profumo di nicchia, ma in realtà è un profumo di erboristeria, è il famosissimo profumo Zucchero d'Ambra Natures. Allora, questo è un eau de toilette, ma si comporta benissimo come un eau de parfum, è un 50 ml. È un profumo sì elegante, ma soprattutto sciccoso, un po' come la boccetta. Io l'ho voluto provare perché ho visto questa boccetta meravigliosa, stile anni 80-70, e poi alla fine mi è piaciuto talmente tanto che ho detto no, quasi quasi lo prendo e me lo porto via, e così è stato. Lo vedo molto bene anche su un uomo, perché no, perfetto per la sera, perché lo trovo molto sexy, molto avvolgente. E tra l'altro, se riesco a leggervi qualche nota, abbiamo anche qua l'incenso, abbiamo la lavanda, che io non sento niente di lavanda, abbiamo però lo zafferano, tanto per cambiare, fiori d'arancio, tanto per cambiare, e poi chiaramente note legnose, muschi vari, eccetera eccetera. Questo, rimanendo in tema, a cosa assomiglia? Assomiglia a qualche profumo di Montale? Sì, assomiglia a Roses Musk di Montale, che se io non sbaglio non l'avevo acquistato. Avevo acquistato tanti altri profumi di Montale, ma Roses Musk no, l'avevo solamente provato in campioncino, e lo trovo simile. Anche qua stiamo parlando di due profumi completamente differenti, però al mio naso li trovo simili, e ha un'ottima persistenza. Sono molto contenta, anche perché, come ho già detto in un video, io e Natures non siamo andati d'accordo all'inizio, nel senso che io avevo acquistato Fior di Zenzero e Pepe Fondente, che appena acquistati, provati un paio di volte, li ho subito regalati semplicemente perché duravano poco sulla mia pelle, e da scema ultimamente li ho ricomprati per farvi capire il mio cervello come ragiona. Stessa identica cosa anche per quanto riguarda Elan. Avevo acquistato 5-6 profumi, regalati tutti perché duravano poco. Però devo dire che negli ultimi anni sia Elan che Natures stanno buttando fuori dei profumi niente male, e soprattutto con una buona tenuta. Ultimo profumo, ma non per importanza, di Natures è Papavero d'Oriente Eau de Toilette 50 ml. Allora, questo è completamente diverso rispetto a tutti gli altri. Questo è il profumo, diciamo, un po' più classico, un po' più da tutti i giorni, perfetto per andare a lavoro, perfetto per andare in ufficio. Il pack si presenta così. Devo dire che mi piace. È un floreale con una nota dolce. All'interno si sente sia la pesca, che è la nota principale di questo profumo. Io non amo i profumi fruttati, ma la pesca è una delle mie note preferite. I fiori di ciliegio e papavero. La pecca di questo profumo è che non ha un'alta tenuta, però ragazze, non me ne può fregare di meno, è talmente buono che io lo utilizzo comunque. Ed è perfetto secondo me in primavera e autunno, quindi mezze stagioni. Poi è chiaro che ognuna con i propri profumi li utilizza come quando vuole. A me piace tanto, lo consiglio anche per andare a lavoro, per andare a fare la spesa, per uscire la sera se volete un profumo poco impegnativo. E questo ad esempio assomiglia non a un profumo di Montale, ma a un mix di due profumi: Flower by Kenzo, che è uno dei miei profumi preferiti, lo sapete, e il Dreaming di Tommy, che all'interno, tra l'altro, come nota principale ha la pesca. Ecco, questi due profumi mischiati assieme fanno lui. Al mio naso, ripeto, lo sottolineo, non è che quello che dico io è legge. Comunque, mi piace tanto, dura poco rispetto a tutti gli altri, però lo adoro e comunque ve lo consiglio. All'interno c'è anche il patchouli e chiaramente legni, che io non sento, sento più che altro le note fiorite, questa nota dolce che va appunto a rendere il profumo molto più caldo e avvolgente. Ovvio che se avete provato questi profumi fatemi sapere con un commentino. Volevo dirvi qualcos'altro riguardo questo profumo, non mi ricordo neanche più. Però devo dire che mi piacciono tutti. Ho fatto degli acquisti azzeccati che comunque utilizzerò nei prossimi mesi. Già vi dico che
ho fatto anche dei piccoli acquisti negli ultimi mesi. Ho preso dei profumi su Notino un po' particolari. Non ve li faccio vedere in qualche video, ma man mano che li utilizzo ve ne voglio parlare meglio nei video specifici. Quindi fare un video per ogni singolo profumo e parlarvene, perché secondo me sono profumi che meritano. Detto questo, io non vedo l'ora di sistemarmi perché devo andare a lavoro, fa caldissimo, lasciamo perdere. Io spero di avervi tenuto compagnia. Come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate, come avete passato, insomma, quest'estate. Io vi auguro una buona giornata, una buona serata, mua, mega beso, e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!